Arrivò il giorno in cui Valentina finì il tirocinio. Pranzarono assieme quel giorno. Si era già licenziata dal ristorante e, avendo ancora 2 giorni di libertà, propose a Giulia di andare ad una festa con lei. C'erano tanti giovani, tanta allegria, non poteva rifiutare. Giulia aveva sempre declinato le feste, non si era mai trovata con i suoi coetanei e non amava quel genere di musica, ma, per salutare Valentina, accettò. Prima di andare, telefonò a sua madre per dirle che quella sera, per la prima volta nella sua vita, avrebbe partecipato a una festa. La madre le raccomandò prudenza, era troppo indifesa e ingenua, il mondo non era come lo vedeva lei, la realtà non era virtuale. Valentina passò a prenderla e si recarono alla festa che si svolgeva in un casolare privato sulle colline circondato dal verde, un posto enorme e bellissimo. Giulia raccomandò a Valentina di non lasciarla sola, non sapeva come comportarsi, era impacciata e aveva tanta paura di affrontare tutta quella gente. Valentina la tranquillizzò e le promise che le sarebbe sempre stata accanto. C'erano molte persone e Giulia, che si era vestita elegante, si sentì fuori luogo. Nessuno era vestita come lei. Le ragazze avevano minigonne vertiginose, pantaloni stracciati. I ragazzi a petto nudo mostravano tatuaggi mostruosi sul corpo. Non le piaceva quella gente, non le piaceva quella musica che faceva tremare i muri. Avrebbe voluto scappare via. Un ragazzo le si avvicinò con un bicchiere di spumante e la invitò a ballare. Lei rifiutò con educazione, non sapeva ballare, ma accettò il bicchiere di spumante. Basta muoversi, le gridò Valentina che saltava sulla pista come una cavalletta. Giulia, finito di bere lo spumante, cominciò a stare male. Il rumore assordante la confondeva e la nausea la salì. La stanza le cominciò a girare, uno strano senso di vomito le toglieva il respiro. Tutto diventò nebuloso e Valentina non c'era più. E poi perse i sensi. Quando si risvegliò, era in un letto. Vicino a lei c'era sua madre che le teneva la mano. Si guardò e si rese conto che indossava una camicia d'ospedale e chiese subito dove si trovasse. La madre, piangendo, le disse che da qualche giorno era stata ricoverata, disintossicata dalle droghe che aveva assunto e, vista la situazione, era stata licenziata. Giulia non capiva niente, era disperata, cercò di alzarsi dal letto ma non ebbe le forze per farlo. Scoppiò in un pianto isterico e disse che lei non aveva mai assunto droga in vita sua. La madre la tranquillizzò. Sapeva che diceva la verità, le chiese solo se fosse disposta a rispondere ad alcune domande da parte della polizia. Polizia? Disse Giulia. Entrò subito dopo nella sua stanza un agente di polizia e le chiese che cosa ci facesse a quel rave party. Lei rispose che era stata invitata da Valentina a una festa, ma non sapeva che si trattasse di un rave party. L'agente le chiese se facesse uso di droghe. E a quel punto Giulia scattò seduta sul letto e gridò che mai e poi mai aveva usato sostanze illecite. In quel momento entrò il padre, che si dichiarò all'agente come suo legale e con tono austero disse che sicuramente sua figlia era stata ingannata, visto che il suo appartamento era sottosopra. Avevano rubato tutto quello che c'era all'interno, comprese le carte di credito e i contanti. Giulia chiese all'agente di cercare Valentina. Lei l'aveva portata a quella festa. Si era per la prima volta fidata di una persona e questa invece l'aveva avvicinata solo per derubarla.